Il 23 e 24 di febbraio si è svolto presso la Fondazione Feltrinelli e presso l'Università Statale di Milano un workshop internazionale sul tema della nutrizione e soprattutto della malnutrizione infantile su scala globale, quindi includendo i paesi sviluppati, i paesi in sviluppo, con dei richiami a particolare attenzione all'importanza dell'accesso al cibo sano e sufficiente, adeguatamente sufficiente, ma anche l'importanza dell'allattamento al seno e l'importanza di preservare questo importante produzione alimento e naturale alimento per la salute sia fisica che emotiva e psicologica del bambino. Child malnutrition. Well, there's different types of malnutrition. You have overnutrition and you have undernutrition. So if you're looking at developing countries, then undernutrition is a big problem. And if you're looking at Western world, then overweight is a big problem. So it's both malnutrition. So actually, malnutrition has two phases. Well, it's important that then so that you don't consider malnutrition as one thing. So in developing countries like in Africa, you need different strategies than in the Western world. So if a child comes to a well baby clinic in Africa, and then the primary thing that health professionals are concerned about is looking for malnutrition, and then strategies to resolve it are in the field of perhaps on disease prevention, on reduction of diarrhea. Whereas if in our Western world a child comes to a well baby clinic and has a tendency to overweight, it's a whole different thing. It's more towards physical activity or reduction or a change of diet, such things. Bisogna considerare il mondo diviso in molte parti perché ovviamente i numeri sono diversi da paesi ricchi a paesi poveri, tanto per essere molto grossolani. Nei paesi europei poi c'è un gradiente nord-sud, cioè ci sono più obesi al sud che al nord dell'Europa, e anche in Italia c'è un gradiente nord-sud, ci sono più bambini obesi nel sud dell'Italia che nel nord dell'Italia. Se parliamo di bambini di 8-9 anni, in Italia gli obesi possono andare da un 5 a un 20%, e includendo quelli che sono sovrappeso possono andare da un 20% fino a un 50%. E questo però sono cifre statistiche molto alte perché la maggioranza di paesi europei ha delle statistiche più basse di quelle italiane. L'Italia è uno dei paesi messi peggio in Europa, ma per fortuna ci sono paesi messi peggio nel mondo, nel senso che negli Stati Uniti, per esempio, le statistiche dicono che la prevalenza del sovrappeso e dell'obesità nei bambini è più alta che in Italia. Invece il sovrappeso e l'obesità nei bambini dei paesi poveri è a livelli più bassi, ma sta rapidamente crescendo, mentre in Europa ci sono già segni di diminuzione dell'epidemia, l'epidemia sta crescendo molto rapidamente, per cui questi paesi nel giro di pochi anni, sto parlando di 10-20 anni, avranno prevalenze di obesità ben maggiori di quelle che stiamo sperimentando noi attualmente nei paesi ricchi. Cosa. Latte materno, essendo una sostanza viva, si adatta all'età del bambino. Quindi quando nasce il bambino il colostro, che è importantissimo, che dopo sparisce, si riassorbe, e dopo viene il latte di transizione. Il latte del quarto mese è diverso al latte del sesto mese, è diverso al latte del primo anno di vita, è diverso perché si adatta al fabbisogno calorico e nutritivo del bambino. Quindi è un alimento che non è un optional.